Buonasera da Piercarlo Lave e Alessandria Post. Mi trovo nel parco Lungo Tanaro che è stato ristrutturato e come si può vedere, mentre prima era buio, adesso è decisamente illuminato. Quindi qui indubbiamente è stato fatto un lavoro egregio, rientrava nei progetti del Piso, ovviamente era finanziato e quindi si è potuto fare, come in effetti si vede nelle immagini. Adesso stiamo inquadrando il Ponte Meyer con l'arco illuminato, che è decisamente uno spettacolo molto bello di notte. Il Tanaro scorre tumultuoso sotto, penso che si sentirà un po' in distanza i rumori. Ora avviciniamo l'immagine. Si dovrebbe vedere l'acqua. A questo punto però sorge una domanda. Benissimo questo lavoro. Era importante farlo ed era finanziato, d'accordo. Ma visto che di sera, in questo momento ad esempio non c'è una persona in giro, la domanda che sorge appunto è questa: il parcheggio di piazzale Berlinguer, dove c'è l'ospedale, è decisamente frequentato, ci sono molte macchine, infermieri, medici, persone che vanno a visitare i malati, è buio, non c'è illuminazione, non ci sono telecamere, i controlli penso siano abbastanza scarsi. Allora la domanda è: che cosa si aspetta a mantenere le promesse che erano state fatte tempo fa, dopo fatti criminosi, rapine, di mettere quantomeno illuminazione? In fondo l'illuminazione LED è un investimento iniziale che dura anni, quindi si può fare. O aspettiamo che succeda un altro fatto criminoso per farlo? Speriamo di no. Nel frattempo attendiamo di capire se la sicurezza dei cittadini è al primo posto dell'agenda politica dell'attuale amministrazione o della prossima, qualunque essa sia.